mentre tutto scorre è legato un aneddoto in particolare che ricordo con grande piacere, perché eravamo tipo nel 2004, che era un anno prima dell'uscita dell'album, ed eravamo a Milano con Giuliano nel tram. Vedevo che lui stava un po' farneticando, parlottando tra sé e sé, quindi non capivo cosa stesse facendo sinceramente. Solo che all'uscita del tram lui era tutto contento, perché aveva praticamente appena scritto la parte rappata del pezzo. Mi ha sorpreso mentre tutto scorre dopo averla scritta, perché in alcuni di noi ha avuto una reazione come se fosse un déjà vu, come se fosse un classico. Dimmi ancora quanto pesa. Non sembrava una grande novità, quale poi si è rivelata essere, soprattutto per un pubblico che l'ha accolta in maniera dirompente, cioè come se fosse davvero una rivelazione musicale, ed è stato così. Scorre, usami, straziami, strappami l'anima, fai di me quel che vuoi, tanto... Mentre tutto scorre rappresenti un po' veramente un'epoca, per quello che ci riguarda, un'epoca artistica particolare. Ci eravamo praticamente chiusi in queste cornici suggestive del Salento per dedicarci alla produzione dell'intero album, senza sapere insomma che poi sarebbe stato un album molto importante. In particolare Mentre tutto scorre sarebbe stato il pezzo che avremmo portato a Sanremo e comunque ci avrebbe un po' rappresentato per un bel periodo. Tutto è legato al ricordo di Mentre tutto scorre, quello che siamo oggi. Ma sicuramente Mentre tutto scorre è figlia di tutto quello che c'è stato prima. Scagliala tu, perché ho tutto sbagliato.